esibizioni, spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei, attori e procedure amministrative. Vi do il benvenuto a questo primo incontro del nuovo ciclo dedicato alla semplificazione amministrativa in materia di sicurezza negli spettacoli pubblici. Qui con me vedete già il docente di oggi, il dottor Domenico Giannetta, al quale a breve passerò la parola. Il dottor Domenico Giannetta, che è comandante della Polizia Locale ed esperto di protezione civile, sportello unico delle attività produttive, specialista in organizzazione e gestione della sicurezza urbana e consulor per la rigenerazione della pubblica amministrazione. Come dicevo prima, a breve passerò la parola. Intanto andiamo a parlare del webinar di oggi. Ringrazio a tutti per le adesioni, siamo arrivati a 700 iscritti, dunque un numero molto elevato, e già vedo in aula stiamo sforando e sfiorando i 200 partecipanti. Grazie a tutti, grazie anche per la puntualità. Allora, questo webinar apre un nuovo percorso, un nuovo ciclo di approfondimento sulla semplificazione amministrativa in materia di sicurezza negli spettacoli pubblici ed è un percorso nato in collaborazione con il centro di competenza della regione Friuli Venezia Giulia e fa parte del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. È un progetto affidato a Form SPA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Vediamo la programmazione di questo nuovo ciclo che ci terrà compagnia da questi primi di febbraio fino al 5 di marzo. Oggi appunto parleremo, come dicevo prima, delle sagre, delle feste, delle manifestazioni, spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei e vedremo l'aspetto degli attori e le procedure amministrative. Ci sarà poi un evento online il 13 febbraio. Sui fattori di rischio e accorgimenti, il 25 febbraio la procedura sanatoria e infine il 5 marzo vedremo il ruolo delle associazioni di volontariato. Sempre nell'ambito del nostro progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, ci sono stati molti webinar e molti seminari, 21 webinar e 34 seminari nello specifico. Le tematiche trattate sono state tante, dalla conferenza dei servizi alla SCIA, la modulistica unificata e standardizzata, SUAP e SUE, il commercio, l'impresa, l'edilizia, la notifica sanitaria, l'ambiente e questo di oggi sugli spettacoli e trattenimenti pubblici. Il tutto lo potete vedere in questo nodo di eventi.formex.it al nodo 17455, nel quale potete vedere tutti gli eventi, tutti online e in presenza che fanno parte di questo progetto. Potete vedere anche qualche numero di tutti i partecipanti, sia ai webinar che ai seminari, fino aggiornati al 31 ottobre del 2018. Abbiamo avuto 4.435 partecipanti ai seminari e ben 4.875 per quanto riguarda i webinar, dei numeri molto elevati. Come al solito, tutte queste slide le troverete nella pagina di eventi alla quale vi siete iscritti. E come potete vedere anche da qui, potete vedere tutto il numero dei partecipanti divisi per regione, per categoria di regione, dalle LDR, MDR e in transizione. E poi possiamo vedere anche tutti gli enti di appartenenza delle diverse regioni. Questi sono dati molto importanti che danno comunque uno specchio delle persone che stanno seguendo queste problematiche. Un'altra informazione importante nell'ambito di questo progetto è nata la rete Italia Semplice, rete.italiasemplice.gov.it. È una piattaforma al servizio del personale delle amministrazioni, delle associazioni, delle imprese, dei cittadini, dei tecnici, tutti coloro che sono interessati a queste tematiche e qui potete trovare la messa in rete di tutte le competenze e le diverse buone pratiche su queste tematiche. È un progetto messo a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Form SPA nell'ambito del PON Governance dei progetti della Delivery Unit e supporto all'operatività della riforma. Per accedere basta cliccare sul pulsante Accedi in alto a destra nello schermo e potete utilizzare le medesime credenziali che utilizzate per DFP Out, dunque il sistema unico di autenticazione della pubblica amministrazione. Potete partecipare alle diverse aree di lavoro, basta cliccare su Partecipa e avete a disposizione anche dei servizi importanti come la guida, la FAQ, chiedi all'help desk, oppure tutti gli appuntamenti, sono riportati tutti gli appuntamenti che contraddistinguono appunto il nostro progetto.
Altra informazione di servizio, fino al 14 di febbraio 2019 è possibile iscriversi al corso base per operatori su APRE, sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia, tutti i diversi webinar, i diversi learning object sono a disposizione fino al 28 febbraio 2019. Attualmente abbiamo iscritto circa 450 persone e una trentina hanno già avuto l'attestato di partecipazione. Andiamo al corso di oggi. Allora, come potete vedere, c'è appunto la mia accoglienza, poi ci sarà l'intervento del dottor Giannetta e avremo a disposizione una mezz'oretta per le domande e le risposte. A questo proposito, vi ricordo di scrivere nella chat le vostre domande che poi riporterò al docente. Quali sono i diversi punti che tratteremo oggi? I compiti e le responsabilità del SUAP telematico dall'Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale, gli atti presupposti quando l'organizzatore degli eventi è il Comune, l'organizzazione su aree pubbliche e private o in luoghi all'aperto, l'organizzazione su aree private in locali al chiuso, i titoli abilitativi, l'articolo 68-69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'agibilità temporanea o definitiva, sempre l'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la comunicazione degli articoli 18 e 25 del TULPS, la pubblica sicurezza e pubblica incolumità, la coprogettazione, la convocazione della commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo, chi, come, dove, quando e l'esito, il coinvolgimento del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, i documenti da produrre, e le responsabilità del progettista e dell'organizzatore, il sopralluogo della commissione di vigilanza locale di pubblico spettacolo, cosa può accadere e le prescrizioni di pubblica sicurezza. Come vi dicevo, il nostro strumento a disposizione è la chat, nel quale voi potete scrivere tutti i vostri dubbi, le vostre domande o anche per avere un supporto tecnico, sono qui a vostra disposizione. E vi ricordo che come tutti gli eventi e tutti i webinar a disposizione subito dopo l'evento ci sarà la registrazione nella stessa pagina nella quale vi siete iscritti, dunque il nodo 174009, e saranno a disposizione anche le slide, mentre nei prossimi giorni le risposte alle vostre domande. Ricordo ancora che riceveranno l'attestato di iscrizione solamente coloro che parteciperanno almeno al 20% del tempo a questo evento e che l'attestato lo potrete scaricare in autonomia dalla vostra pagina I miei eventi subito dopo l'attestazione, dopo aver compilato il questionario di gradimento. Questo pomeriggio sarà già disponibile la nuova pagina per il webinar del 13 di febbraio e a questo punto non mi resta che augurare un buon lavoro a voi, a passare la parola al dottor Domenico Giannetta che può riattivare il microfono e a questo punto. Bene, buongiorno a tutti. Naturalmente sono particolarmente onorato di prendere parte a questo webinar dove abbiamo circa 700 iscritti, come diceva la dottoressa Paola Pidani. Mi sia consentito giusto un ringraziamento a Forme SPA e al Centro Studi di Competenze Friuli Venezia Giulia per questo progetto e quindi ai due referenti. Quindi la dottoressa Francesca Ferrari e la dottoressa Monica Feletic. Bene, andiamo immediatamente al tema di oggi, quindi sagre, feste, manifestazioni, spettacoli, quindi gli attori e le procedure operative. Per quanto riguarda il programma degli argomenti, ce lo ricordava la dottoressa Pirani, quindi ci introduciamo immediatamente all'interno di quelle che sono queste tematiche. Allora, il primo punto di domanda che ci deve venire, è chi dovrà gestire, chi deve gestire questa procedura amministrativa. Allora, si tratta di procedure amministrative che attengono ad attività produttive, si tratta di procedure amministrative, ricordiamo che il DPR 160 del 2010 istituisce lo sportello unico attività produttive. Ma che cos'è questo sportello unico attività produttive? Dice la norma che rappresenta lo strumento esclusivamente telematico che il legislatore ha messo a disposizione
di imprese e di pubblica amministrazione quale interlocutore tra questi due soggetti. E dice l'articolo 1 del DPR 160 è unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti un'attività produttiva in grado di fornire una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte all'interno del procedimento. Quindi una sorta di cabina di regia, quindi di coordinamento tra uffici interni dell'ente destinatario del procedimento ed uffici esterni, quali ad esempio nell'ambito delle manifestazioni abbiamo l'ASL, l'ARPA, i Vigili del Fuoco che sono coinvolti appunto all'interno di questo iter procedurale. Allora questo sistema agisce esclusivamente in modalità telematica, vi è una comunicazione tra impresa e intermediario nella gestione dei vari procedimenti, ma questi procedimenti possono essere gestiti in due maniere, automatizzato o ordinario. Automatizzato, quindi in questo caso vi è l'inizio dell'attività che è soggetta a SCIA, segnalazione certificata di inizio attività, che ha il suo fondamento giuridico all'interno dell'articolo 19 della legge 241 del 90, a seguito della presentazione della SCIA, quindi l'impresa può avviare immediatamente la propria attività. Il procedimento ordinario, laddove l'impresa, per andare ad avviare la propria attività, deve fare istanza alla pubblica amministrazione e aspettare che la pubblica amministrazione rilasci un titolo abilitativo, quindi un'autorizzazione per poter avviare l'attività. Queste funzioni possono essere esercitate direttamente dai comuni che si sono accreditati presso il Ministero dello Sviluppo Economico in forma singola o associata, o eventualmente tramite la Camera di Commercio territorialmente competente. L'articolo 2 del DPR 160 del 2010 individua quindi il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto che cosa? L'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi e quelli relativi all'azione di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle attività, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 59 del 2010, la direttiva Bolkestein. Queste domande, dichiarazioni e segnalazioni che concernono queste attività, come le abbiamo elencate, devono essere supportate anche da elaborati tecnici e sono presentate esclusivamente in modalità telematica all'ufficio SUAP competente per territorio, ossia dove l'attività, l'impianto, l'esercizio di prestazioni di servizio viene in essere. L'articolo 5 del DPR 160 del 2010 ci dice che questa segnalazione va presentata al SUAP. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale la comunicazione unica, è presentata presso il registro delle imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale ne rilascia ricevuta. Questa segnalazione è corredata di tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, gli elaborati tecnici, il piano safety nel caso delle manifestazioni, di cui all'articolo 19 della 241 del 90. Il SUAP, nel momento in cui riceve questa segnalazione, verifica in modalità informatica la completezza formale della segnalazione, dei relativi allegati, e quindi con una verifica positiva rilascia automaticamente la ricevuta che costituisce per il soggetto il titolo con il quale lui può avviare questa determinata attività. Il richiedente, quindi, con la ricevuta nei procedimenti soggetti a SCIA, avvia immediatamente l'attività e il SUAP trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie di integrazioni di atti. Naturalmente, ai sensi dell'articolo 38,3, lettera F del decreto legge 112 del 2008, la ricevuta di cui al comma 4 costituisce titolo autorizzatorio ai fini del ricorso per eventuali agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e quindi di autotutela da parte della pubblica amministrazione. Ma allora
La domanda nasce spontanea, è il caso di dire quali sono le competenze del SUAP e soprattutto quali sono i settori in cui è obbligatorio rivolgersi al SUAP. Il Ministero della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con questa circolare del 19 giugno del 2012, titola appunto chiarimenti in merito alle competenze del SUAP. Alla fine della disamina di questa circolare, il Ministero ci dice che in conclusione, ad avviso dello scrivente ufficio, conformemente al quadro normativo esistente nei procedimenti di cui all'articolo 2,1, che dopo vediamo quali sono, del DPR 160 del 2010, quindi per questi procedimenti il SUAP coordina le fasi procedimentali in vista di una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte che esercitano le rispettive competenze all'interno del procedimento gestito dal SUAP. L'articolo 2,1 del DPR 160 del 2010 ci dice che individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che attengono all'esercizio di attività produttive e quindi di prestazione di servizi. Il comma 4 del medesimo articolo ci dice che sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di azioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche di insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 163 del 2006. Ricordiamo anche la Corte Costituzionale che con la sentenza 376 del 2002 vede il SUAP come una sorta di procedimento nei procedimenti, ossia un iter procedimentale unico in cui vanno a confluire, si coordinano gli atti e gli adempimenti che fanno capo a diverse competenze richieste nell'ambito dalle norme in vigore perché l'insediamento produttivo possa essere legittimamente realizzato. In questo senso, quelli che erano in precedenza degli autonomi procedimenti, ciascuno dei quali veniva procedimentalizzato e rilasciato dalla singola amministrazione, diventano atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento unico conclusivo titolo per la realizzazione dell'intervento richiesto. Ciò non significa che vengono meno le distinte competenze e le distinte responsabilità delle amministrazioni deputate alla cura degli interessi pubblici che nel caso specifico sono coinvolti. Allora, le manifestazioni temporanee, punto di domanda, sono escluse dal SUAP? Allora, a questa domanda noi dobbiamo rispondere andando a rivisitare quello che ci dice il Consiglio di Stato con la sentenza 3897 del 16 giugno del 2009, la quale va a sovvertire una decisione del TAR Lazio e va soprattutto a sovvertire anche un filone giurisprudenziale ed interpretativo ancora impermeato su una concezione di impresa che deriva dal concetto del codice civile, quindi è da quello di ritenere che i soggetti senza scopo di lucro, in quanto privi di requisiti soggettivi propri dell'impresa commerciale, non potessero partecipare alle gare d'appalto. Gli enti del terzo settore, quindi, quando organizzano delle manifestazioni temporanee, benché organizzano queste manifestazioni senza scopo di lucro, sono soggetti, devono presentare gli atti attraverso la piattaforma SUAP. Questo perché la giurisprudenza comunitaria afferma che il concetto di impresa nel concetto di impresa è ricompreso qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo stato giuridico e dalle modalità di finanziamento, quindi costituisce attività economica qualsiasi attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un determinato mercato, e l'assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico che esercita un'attività economica possa essere quindi considerato impresa.
Quindi la definizione comunitaria che ci diviene dalla comunità europea non dipende dai presupposti soggettivi, quale la pubblicità dell'ente e l'assenza di lucro, ma da elementi puramente oggettivi, quale l'offerta di beni e servizi da scambiare con altri soggetti nell'ambito di un'attività di impresa, anche quando questa non sia l'attività principale di colui che organizza quel determinato evento. E allora in definitiva tutte le attività relative a manifestazioni sacre, feste e simili in cui sono presenti attività di trattenimento e somministrazione si configurano quindi come un'attività di servizi, benché svolta da soggetti giuridici di enti non commerciali di tipo associativi. Naturalmente, rispetto agli introiti che derivano da queste attività, va richiamato l'articolo 148 del testo unico delle imposte dirette, il quale dice che non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali dalle associazioni, dai consorzi, dagli enti non commerciali di tipo associativo. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio delle attività di attività commerciali le cessioni di beni e servizi a favore degli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici. Sotto il profilo amministrativo, circa la competenza dello sportello unico nella gestione di queste attività, non rileva il fatto che queste attività sono svolte in forma principale o marginale secondaria, bensì la configurazione che esse assumono come un'attività di servizio. Quindi, ancorché svolte da soggetti non imprenditori, ma poiché svolte esercitate in forma imprenditoriale con le caratteristiche tipiche dell'impresa, queste attività rientrano tra le attività in cui il SUAP deve farsi carico, al pari di qualsiasi altra attività produttiva di bene e servizio come definita dal DPR 160 del 2010. Detto ciò, riprendo più avanti questo discorso su altri elementi specifici, facendo riferimento alla sentenza 56 del 1970 della Corte Costituzionale. Allora, questo SUAP, noi attraverso un unico invio, attraverso la piattaforma, riusciamo a chiedere nell'ambito specifico di un'attività di un'attività soggetta di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, di sacre e manifestazioni, possiamo presentare la SCIA per l'esercizio di questa attività, la SCIA per il controllo prevenzione incendi, la notifica della registrazione sanitaria, la comunicazione relativa allo svolgimento di lotterie e tombole, la SCIA per quanto riguarda manifestazioni fino a 200 persone, comunicazione alla prefettura, comunicazione ai monopoli, comunicazione all'ASL competenza. Allora, che dire, le manifestazioni pubbliche sono sempre stato un problema dal punto di vista di controllo, sono trattate all'interno del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ricordiamo i recenti fatti di Torino, dove con la circolare Gabrielli, in buona sostanza Gabrielli, partendo dai fatti di Torino, va ad evidenziare la necessità di andare a qualificare nell'ambito di un processo di governo e di gestione di quelle che sono le pubbliche manifestazioni in genere, gli aspetti relativi alla safety, ossia l'incolumità delle persone. Ma questi aspetti vanno salvaguardati solo nell'ambito di attività di pubblico spettacolo o nell'ambito di qualsiasi attività? Nell'ambito di qualsiasi manifestazione. Dopo la circolare Gabrielli, sappiamo che c'è stato nel luglio del 2018 la circolare Piantedosi, alla quale in maniera ancora più precisa ci parla di tutte le manifestazioni. Gabrielli poi pone l'accensione su un altro tema, che è quello della security. Quindi, dopo che abbiamo garantito la safety, l'incolumità delle persone, e allora punto di domanda qui a breve vediamo chi la deve garantire, occorre approntare la security, cioè quindi servizi di ordine e sicurezza pubblica, per individuare che cosa, le migliori strategie operative, e fare in modo che quella manifestazione si svolga in perfetta sicurezza.
sicurezza. Naturalmente parliamo di sicurezza, quando parliamo di sicurezza, la sicurezza ha un costo. Ha un costo nell'azienda privata, ha un costo nell'organizzazione degli eventi, ha un costo ovunque. Ricordiamo che all'indomani della circolare Gabrielli altri soggetti, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco aveva diramato un'altra circolare dove si parlava di steward in quel periodo, quindi vi era il dilemma se alle manifestazioni la safety dovesse essere curata da operatori appositamente formati per l'istradamento e la comunicazione, come diceva la circolare Gabrielli, oppure come richiamava il Dipartimento dei Vigili del Fuoco gli steward. Lo steward naturalmente è un soggetto che ha fatto un percorso formativo, è un soggetto che è iscritto nell'elenco tenuto dalla prefettura, quindi è un soggetto economico che ha un costo. Questi aspetti ci sono stati poi chiariti dalla circolare Piantedosi, dove ci definisce chi sono gli operatori addetti, gli operatori appositamente formati addetti alla sicurezza. Ma che succede? Gabrielli il 20 aprile del 2018 rilascia al Corriere della Sera un'intervista che a mio avviso è molto importante, perché Gabrielli fa un po' il punto della situazione intorno a tutte le polemiche che erano nate all'indomani della sua circolare. Naturalmente noi sappiamo bene che una circolare innova qualcosa da un punto di vista giuridico, no? Da un punto di vista giuridico questa circolare, dice Gabrielli, non ha introdotto nuove normative, dice Gabrielli testualmente, ha unicamente la finalità di mettere ordine, collezionare le norme che regolano una determinata materia, non di introdurre nuove norme. Dunque la circolare del 7 giugno questa circolare nulla è stato innovato, bensì è stato unicamente ricostruito il quadro giuridico per individuare in particolare, attenzione cari amici, le posizioni di garanzia in presenza di pubbliche manifestazioni, dalla partita di calcio che richiama migliaia di spettatori alla piccola sagra di paese che richiama poche centinaia di persone. E allora dice Gabrielli, qualora nel corso di una pubblica manifestazione si verifichi un evento dannoso, dal banale ferimento fino alla morte di uno spettatore, l'autorità giudiziaria è chiamata ad individuare le cosiddette posizioni di garanzia, ovvero identificare su chi gravasse l'obbligo di impedire l'evento, morte o lesione che sia, e quali dovevano essere le misure da mettere in campo per evitarlo. Da quale norma è previsto questo concetto? Dall'articolo 40,2 del nostro codice penale, il quale ci dice che non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Dice Gabrielli, purtroppo non è questa la sede per approfondire una tematica così complessa, ma al lettore basti sapere che la giurisprudenza è particolarmente rigorosa nell'individuare delle misure che si sarebbero dovute attuare per evitare il verificarsi di un evento dannoso, se non le poste in essere come se avessi cagionato l'evento. E allora dice Gabrielli, ecco la famigerata circolare del 7 giugno ha avuto unicamente la finalità non di introdurre nuove norme, ma di richiamare l'attenzione, di rispondere preventivamente a due domande: su chi grava l'obbligo e quali siano le misure di safety e security da adottare per organizzare una pubblica manifestazione, peraltro in un contesto come quello attuale gravato da una minaccia terroristica indistinta e indiscriminata. È evidente che una circolare con queste finalità non può avere ambizioni di esaustività, e lo sappiamo bene, è impossibile indicare una volta per tutte le misure di sicurezza, poiché esse vanno necessariamente modulate alle circostanze di tempo e di spazio e al tipo di manifestazione pubblica. E allora dice Gabrielli, caro direttore, mi consenta di condividere una lapalissiana considerazione sulla quale sono sicuro di trovare concordi tutti i lettori dotati di buonsenso: preferisco sempre finire la mia giornata conoscendo su chi gravi un obbligo giuridico e in che cosa esso consista, piuttosto che svegliarmi il giorno dopo più o meno frastornato per scoprire che quel soggetto ero io, che quel soggetto eravamo noi, addetti ai lavori. Quindi mi riferisco
responsabili uffici tecnici, responsabili polizia locale, responsabili sportello unico attività produttive. Allora, in buona sostanza, abbiamo detto che Gabrielli pone l'attenzione su due tematiche, safety e security. Chi deve garantire la safety, l'incolumità delle persone? L'incolumità delle persone deve essere garantita dall'organizzatore della manifestazione, il quale deve necessariamente affidarsi ad un tecnico e fare una progettazione delle misure di incolumità, delle misure di safety. E successivamente, quindi, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza, alle quali noi inoltriamo gli atti come ufficio SUAP, devono predisporre la security. Allora dobbiamo immaginare che cosa? Come la costruzione di un palazzo che parte dalle fondamenta, le cui fondamenta sono progettate dall'organizzatore, dal progettista, avallate dall'ente comune, dopodiché, dopo che abbiamo costruito le fondamenta, vengono costruiti i piani successivi, la cui responsabilità attiene all'autorità provinciale di pubblica sicurezza. E allora, cioè, è possibile ancora svegliarsi il sabato mattina e vedere sulla propria scrivania che è stata presentata il venerdì mattina per il sabato la richiesta di manifestazione da effettuarsi su un'area pubblica o in un'area privata? No, la norma ci dice c'è bisogno di una programmazione, di una progettazione dell'evento, c'è bisogno di una chiara definizione e descrizione delle attività, perché, cari amici, soltanto attraverso la descrizione delle attività noi riusciamo ad individuare l'inquadramento giuridico di queste attività. E mi spiego meglio: nel momento in cui parliamo di sagra, il pensiero va a somministrazione di alimenti e bevande. Immaginiamo una sagra, la sagra del baccalà, dove c'è soltanto somministrazione di alimenti e bevande. È soggetta a quale regime giuridico? Naturalmente è soggetta, se parliamo di somministrazione, parliamo di legge 287 del 90, parliamo di che cosa? Parliamo della relativa norma regionale, parliamo di somministrazione alimenti e bevande, non parliamo di pubblico spettacolo, quindi non parliamo di articolo 68, 69 e 80. Certo, alla domanda, ma in quel caso si applicano le condizioni safety? Certamente che devono essere applicate le condizioni safety. La safety e l'incolumità delle persone si applica sempre e comunque. C'è bisogno di un'esatta definizione e valutazione dei luoghi e dei tempi dove si svolge l'attività, c'è bisogno di andare ad individuare quelle che sono le normative applicabili, c'è bisogno di andare ad identificare i soggetti coinvolti e gli operatori. E allora, cari amici, qualche tempo fa un soggetto veniva nel mio ufficio e mi chiedeva che voleva fare un tiro al bersaglio in un parco pubblico, qual è la normativa da applicare? Alla domanda, ma c'è pubblico? Certo che c'è pubblico, quindi normativa è pubblico spettacolo, si applica l'articolo 68 e 80 del testo unico. Soltanto attraverso la descrizione di questa attività non riusciamo ad individuare l'inquadramento giuridico. C'è bisogno quindi poi di andare a predisporre tutta la documentazione necessaria, il piano di emergenza, il piano dell'esigenza sanitaria, andare a definire il livello di rischio, la formazione, l'informazione degli operatori, se c'è somministrazione, il sistema HCCP, l'analisi dei punti critici di rischi. Cito questo sistema HCCP perché parlo ad addetti ai lavori. Allora, il sistema HCCP che cos'è? È un sistema attraverso cui ogni soggetto che opera nel settore alimentare deve analizzare i punti di rischio. Analizzato il punto di rischio, deve dire rispetto a quel rischio qual è la cautela che pone in essere. Allora, io faccio il pizzaiolo, impasto la pizza con le mani, vengo a contatto con la farina e con l'acqua, posso essere portatore di batteri all'interno di quell'impasto. Come faccio a mitigare questo rischio? Mi metto i guanti, mi lavo le mani ogni secondo. Allora, questo per dire che cosa? Ma noi veramente l'applicazione della normativa del testo unico e l'applicazione della circolare Gabrielli linee guida di Roma prima e Piante Dosi dopo impediscono l'organizzazione di eventi? No, assolutamente. Queste circolari, questa normativa ci dice che gli eventi devono essere organizzati in sicurezza, quindi ci dice esattamente che dobbiamo, nell'ambito della nostra attività progettuale, andare a verificare quelli che sono i punti di rischio e, rispetto a quei rischi, come andiamo a mitigare quel rischio. E faccio un esempio:
Uno degli aspetti salienti è che l'accesso all'area di pubblico spettacolo debba avere una larghezza di almeno 3,50 m. Immaginiamo un centro storico con una larghezza di soltanto 1,5 m dove non ci passa nemmeno l'auto, significa che in quel luogo non possiamo organizzare nulla? No, assolutamente sbagliato, significa che in quel luogo c'è una criticità, significa che nell'ambito dell'emergenza sanitaria dovrò dire che ci vado con l'elicottero, nell'ambito dell'emergenza sanitaria dovrò dire che ci vado con i barrellieri a piedi, nell'ambito della messa in sicurezza dell'area dovrò dare delle limitazioni sulla capacità di affollamento dell'area, ma non significa che l'evento non può essere svolto. E allora, dopo tutte queste analisi, c'è bisogno di arrivare al rilascio del titolo abilitativo, dopo che ci sia stata una verifica da parte del tecnico se siamo fino a 200 persone, della commissione di vigilanza se siamo oltre le 200 persone, il rilascio dell'agibilità articolo 80 e quindi i relativi titoli abilitativi che devono essere inoltrati alle autorità provinciali di pubblica sicurezza. Successivamente a tutto ciò, naturalmente necessita obbligatoriamente un monitoraggio del livello di rischio e controllo per quanto riguarda la manifestazione, un controllo da parte delle forze di polizia e soprattutto il correttivo da apportare in caso di necessità, e soprattutto facendo riferimento alla circolare Piantedosi, verificare il trend negli anni di quelle manifestazioni che si sono ormai calendarizzate. Allora, noi queste manifestazioni pubbliche, questi pubblici spettacoli, dove li possiamo avere? Nell'esercizio pubblico, nel circolo privato o sul luogo pubblico? Dobbiamo analizzare l'evoluzione della normativa che negli ultimi anni ha tenuto conto di semplificazione e liberalizzazione, decreto Scia 1, decreto Scia 2, l'articolo 68 e 69 del 80 del testo unico, 141 e seguenti del regolamento di esecuzione. Se abbiamo delle strutture sull'area pubbliche, mi riferisco ai parchi, il decreto interministeriale del 22 luglio del 2014, la normativa sulla prevenzione incendi e l'inquinamento acustico, la normativa sul pacchetto sicurezza, il decreto legge 14 del 2017, dopodiché possiamo analizzare la circolare Gabriele, le varie circolari del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Sollecito l'attenzione sulla circolare della Prefettura di Avellino del 17 luglio del 2017, la quale si concentra proprio sull'aspetto: laddove c'è somministrazione di alimenti e bevande non c'è obbligo di commissione di vigilanza, non c'è pubblico spettacolo, non c'è un'area appositamente allestita per lo stazionamento del pubblico. Le linee guida di Roma, e qualcuno mi potrebbe dire, ma se la circolare Piantedosi ha sostituito queste circolari, perché oggi mi venite a parlare di queste circolari? Perché lo abbiamo detto prima, il quadro normativo non è cambiato. Nella circolare Gabrielli cosa fa? Fa il richiamo preciso a delle condizioni di sicurezza che sono previste dalla normativa sulla sicurezza in generale, tra cui una per tutte, il DM del 19 agosto del 1996. Successivamente, quindi, abbiamo anche una legge delega di riordino della materia per andare ulteriormente a semplificare la materia. Abbiamo la direttiva quindi del 18 luglio del 2018, eventuali interventi legislativi delle regioni su questa tematica, e quindi la gestione, da ultimo, la gestione della sicurezza nell'installazione di spettatori, la norma UNI 13.200 tradotta nel nostro ordinamento il 6 febbraio del 2018. In buona sostanza, questa norma cosa fa? Specifica le caratteristiche generali di gestione della sicurezza nell'installazione degli spettatori, tratta del personale addetto alla sicurezza. Questa norma non si occupa invece dei ruoli di sicurezza della polizia, di agenzie specializzate. La cosa bella di questa norma unica, sappiamo che è una norma non cogente, non obbligatoria, e che dà una definizione precisa di tutti quelli che sono i documenti legati all'organizzazione della manifestazione. Allora abbiamo il piano di emergenza, il piano di evacuazione, il piano di gestione, la pianta di installazione per spettatori, la politica di sicurezza, la pianta di contingenza, le procedure di sicurezza da seguire, e chi sono i soggetti che intervengono nell'ambito di queste manifestazioni. Beh, l'organizzatore dell'evento, il responsabile della sicurezza, gli steward, il responsabile degli steward, il gestore delle installazioni, la direzione generale, il supervisore, un eventuale gruppo consultivo
per la sicurezza. E allora abbiamo detto delle tre tipologie di luoghi dove possiamo avere pubblico spettacolo. Se parliamo di esercizio pubblico, parliamo di quel locale dove l'accesso è libero a chiunque per usufruire delle prestazioni che questo esercizio pone in essere, ed è proprio la pubblicità di questo locale, il fatto che può essere usufruito da indiscriminatamente da tante persone, che lo sottopone ad un controllo di polizia. E quando parliamo di controllo di polizia, parliamo di controllo ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Qual è la normativa di riferimento? Io faccio sempre riferimento alla normativa, quindi l'aggancio deve essere alla normativa, l'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che dice che l'apertura di un esercizio pubblico è necessaria alla licenza di polizia, oggi assorbita da quali titoli? Dalla SCIA o dall'autorizzazione rilasciata dai comuni, dove abbiamo l'autorizzazione? Nei luoghi dove non è possibile l'apertura di ulteriori attività senza andare ad incidere in maniera negativa su problematiche ambientali e di viabilità. E allora quali sono gli esercizi pubblici? Esercizi dell'attività ricettiva, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Abbiamo detto la norma di riferimento per quanto riguarda somministrazione di alimenti e bevande, la legge 287 del 91, carente del regolamento di esecuzione. Sappiamo che dopo la riforma del titolo quinto della Carta Costituzionale, cosa ha fatto? La materia del commercio ha creato una legislazione residuale da parte delle regioni, per cui regione che vai, normativa che trovi. Troviamo delle regioni che hanno legiferato molto, altre regioni che hanno legiferato meno. Alla fine la definizione di quella che è l'attività di somministrazione che troviamo all'interno dell'articolo 1,1 della legge 287 del 91 viene ripresa dalle regioni in maniera pari pari, se è il caso di dire, e per somministrazione si intende la vendita per il consumo su posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico a luogo attrezzata. E questi sono gli elementi che dobbiamo riscontrare. Abbiamo quindi somministrazione di alimenti e bevande, somministrazione di bevande, dove questa somministrazione è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, e dove abbiamo semplicemente la somministrazione di bevande non alcoliche. Allora, a seconda dell'inquadramento giuridico dell'attività, noi possiamo avere delle attività che devono essere assoggettate o meno al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Immaginiamo una sala da ballo esercitata da soggetti, da enti non commerciali, quindi un circolo privato, è un'attività privata non soggetta al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Immaginiamo invece una sala da ballo, quindi pubblico esercizio, è soggetta al testo unico, è soggetta all'articolo 87, il quale dice che l'esercente non può rifiutare la prestazione del proprio esercizio a chi ne domanda e ne corrisponde il prezzo. La violazione la troviamo nell'articolo 221 bis del regolamento di esecuzione, con una sanzione da 516 euro a 3.098 euro. E quindi l'apertura dell'esercizio pubblico è passata dalla licenza nel corso degli anni, dalla licenza all'autorizzazione, dalla DIA alla SCIA nell'ambito della semplificazione e liberalizzazione. Il Ministero si è posto il problema, ma la SCIA, segnalazione certificata inizio attività, legge articolo 19 della legge 241 del 90, costituisce titolo di polizia? Perché se non costituisce titolo di polizia non la possiamo disciplinare all'interno del testo unico. Il Ministero già nel 2010 attraverso un'interpretazione letterale dell'articolo 158, dove si dice che la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio comunque denominato costituisce autorizzazione di polizia, arriva alla conclusione che è autorizzazione di polizia. Tema che ci viene riconfermato all'interno dell'articolo 4,2, dove si dice che per le attività sottoposte ad autorizzazione ai sensi del testo unico, quest'ultima produce anche autorizzazione ai fini del regio decreto medesimo. Per quanto riguarda invece le autorizzazioni rilasciate per esercizi pubblici nelle zone soggette a tutela, dove motivi di viabilità o ambientali non consentono l'apertura con SCIA di ulteriori attività. E allora dobbiamo analizzare quelle che sono le attività rilevanti da un punto di vista del testo unico, da quelle che sono attività irrilevanti. Ricordiamo l'installazione del bar all'interno dell'esercizio pubblico, oggi un'attività libera. Questo non significa che non dobbiamo, anzi dobbiamo controllare se nel caso in cui c'è il televisore è pagato il canone RAI
speciali e i diritti si ha. Ma se naturalmente da questo, dalla musica del televisore, vi è il coinvolgimento del pubblico, quindi l'aspetto danzante, all'interno di quell'esercizio si sta concretizzando un'attività di pubblico spettacolo soggetta a licenza articolo 68, preceduta dalla verifica di agibilità ai sensi dell'articolo 80. E qua ci abbiamo al concetto di musica di accompagnamento e di allietamento. Allora dobbiamo verificare l'attività di trattenimento e svago, ma complementare all'attività di somministrazione, quindi ci riferiamo ad esempio al karaoke, l'attività dove vi è questa, laddove questa attività viene svolta nei locali con una modifica strutturale di questi locali, dove questa attività è completamente senza titolo abilitativo, dove è irrilevante sotto il profilo dello spettacolo la musica di accompagnamento, e quelle che invece sono attività complementari rilevanti per espressa disposizione normativa. E dopo questo focus sull'esercizio pubblico, naturalmente quando parliamo di circolo privato parliamo di una libera associazione di persone che si riunisce per perseguire degli scopi comuni, culturali, ricreativi, sportivi. L'accesso naturalmente è consentito a determinati soggetti che vengono detti soci, e per questo motivo i circoli possono gestire una serie di attività, tra cui palestre, sale da ballo, campi da tennis, cinema, spettacoli, per fini, raggiungere i fini statutari. Allora c'è bisogno di uno statuto, di un fine lecito, c'è bisogno, per fare tutto ciò non c'è bisogno di nessuna comunicazione o autorizzazione, a meno che all'interno di questo circolo privato non si voglia fare attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande in favore dei propri soci. Naturalmente la norma pone delle agevolazioni, il DPR e l'articolo 32 della legge 383 del 2000 ci dice che la sede delle associazioni di promozione sociale e di locali in cui svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee. E allora l'attività di pubblico spettacolo effettuata all'interno dei circhi, se l'attività di pubblico spettacolo effettuata all'interno del circolo è riservata solo ed esclusivamente ai propri soci, è un'attività completamente libera. Se invece questa attività viene effettuata anche nei confronti di altri soggetti, naturalmente è soggetta a titolo abilitativo, articolo 68, preceduto dalla verifica di agibilità ai sensi dell'articolo 80. Ci dice il Ministero che deve chiedersi la licenza di cui all'articolo 68 anche per i circoli privati in cui si accede da non soci con biglietto d'ingresso, quando per il numero delle persone invitate o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del trattenimento. E allora quali sono gli indizi che ci fanno portare, ci portano a costruire la prova che all'interno del circolo privato abbiamo un'attività di pubblico spettacolo? Il pagamento del biglietto d'ingresso anche sotto forma di tesseramento, la pubblicità dello spettacolo, la struttura del locale. Il Ministero dell'Interno, con una serie di circolari partendo dal 1996, ci dice che in questi casi naturalmente c'è bisogno del titolo abilitativo, articolo 68, preceduto dall'agibilità ai sensi dell'articolo 80. E allora io ho parlato sotto forma che è vietato l'ingresso all'interno del circolo quando il biglietto d'ingresso viene trasformato in una forma di tesseramento. Ma qual è la norma di riferimento? La norma di riferimento, il DPCM del 16 settembre del 99, il 504, e la circolare del Ministero delle Finanze, la 165 del 2000, ci dice che ove si preveda che i circoli privati, associazioni e onlus debbano far partecipare i propri soci solo alle attività del circolo solo dopo che questi hanno acquisito la qualifica di socio dei corsi 60 giorni. Non possono fare più di 4 manifestazioni all'anno, si organizzano degli eventi fuori dalla sede sociale, devono munirsi di specifico titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 68, non devono superare i 500 tra soci e invitati, devono comunque sostenere il pagamento dei diritti SIAE. Quindi in questi casi quindi c'è bisogno del titolo abilitativo. L'altro luogo, il luogo di pubblico spettacolo, qual è la normativa di riferimento? Il DM del 19 agosto del 96 ci parla appunto di luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacolo, trattenimento, e con apposite strutture per lo stazionamento del pubblico. Piazza del Plebiscito, Napoli, nel momento in cui all'interno della piazza
posizioniamo questa struttura con l'area appositamente allestita per lo stazionamento del pubblico alle sedie, soggetta a licenza articolo 68 e agibilità ai sensi dell'80. Ma allora l'articolo 68 cosa ci dice? Che senza licenza del questore non si possono dare dove il luogo pubblico aperto al pubblico o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo, sale pubbliche di audizione. Ricordiamo le ultime due righe dove si parla delle gare di velocità di veicoli e ci dice che si applicano le disposizioni di legge speciale, anche se il Ministero dell'Interno con la circolare del 2018 ci dice che comunque in questi casi sono soggetti a verifica della commissione di vigilanza, perché comunque è pubblico spettacolo. Ma è proprio vero, quindi dove si applica, dove non è possibile dare spettacoli senza licenza? Il luogo pubblico, quindi la piazza, il luogo aperto al pubblico, la biblioteca, luogo esposto al pubblico. Ma è proprio così, questo articolo viene attenzionato dalla Corte Costituzionale nel 1967 e viene dichiarato incostituzionale nella parte in cui si prevede il titolo abilitativo anche per le manifestazioni in luogo esposto al pubblico, questo in virtù di quanto stabilito dall'articolo 17, cioè il diritto di riunirsi pacificamente senza arbitri della nostra carta costituzionale. Allora questo articolo 68 nel 2013 viene inserito un secondo periodo e si prevede che per gli eventi fino a 200 persone che si concludono entro le ore 24 del giorno d'inizio, la licenza è sostituita da una scia presentata allo sportello unico attività produttive. Ricordiamo che l'articolo 71 del testo unico ci dice che la licenza e la segnalazione certificata di inizio attività sono valide soltanto per il locale ed il tempo in essi indicati, a condizione che come responsabile SUAP nel momento in cui rilascio il titolo indico il locale ed il tempo. E quindi l'esercizio pubblico, il bar che ha un titolo abilitativo articolo 68 dove svolge attività all'interno del locale, nel momento in cui va posizionato un deor, questa licenza non si trasferisce automaticamente al deor esterno. E allora il Ministero nel 2014 interviene dicendo: ma di quali eventi si tratta? Si tratta naturalmente degli eventi previsti nel primo comma dell'articolo 68 e dell'articolo 69, poi si fa un discorso relativamente all'affollamento, come si fanno a determinare le 200 persone. Il Ministero dice, ricordiamoci che il DM del 19 agosto 96 ci parla nella capacità di affollamento 0,7 persone metro quadrato all'interno, 1,2 persone metro quadrato all'esterno, se vogliamo fare il richiamo con la circolare piante dosi, 2 persone a metro quadrato all'esterno. Il Ministero dice: guardate che questa normativa va semplicemente in una forma di semplificazione, ma i requisiti di sicurezza possono essere autocertificati dal soggetto organizzatore? E il Ministero dice: no, chiaramente i requisiti di sicurezza non possono essere autocertificati dall'organizzatore. Allora qua ci arriva un'altra risposta a quale domanda. Ma oggi un piano safety può essere firmato dall'organizzatore? No, il piano safety, i requisiti di sicurezza, dice il Ministero, devono essere garantiti da un tecnico, così come prescritto dall'articolo 141 del regolamento di esecuzione, geometra, ingegnere, architetto, perito industriale iscritto all'albo, che dovrà appunto verificare queste condizioni di sicurezza e assumersi le responsabilità. Ma alla domanda: ma perché questi requisiti di sicurezza non possono essere autocertificati dall'organizzatore? Perché se parliamo di autocertificazione, perché se parliamo di autocertificazione parliamo di DPR 445 del 2000, dove agli articoli 46 e 47 sono chiaramente elencati gli stati e i fatti autocertificabili. E allora appunto altro punto di domanda: ma una licenza di pubblico spettacolo è sottoposta alla disciplina di cui all'articolo 20 della legge 241 del 90, il silenzio assenso, quindi il DPR 407 del 94, dove alla voce 63 si prevede in 60 giorni il termine entro cui la domanda si considera accolta? Qui abbiamo due scuole di pensiero, una scuola di pensiero dove ci dice se parliamo di ordine e sicurezza pubblica, l'altra scuola di pensiero parliamo di polizia amministrativa, se si applica il silenzio assenso. L'idea quindi in questo caso è proprio ordine e sicurezza pubblica? No, è polizia amministrativa. Quindi in questo caso anche l'ANCI nel 2016
ci supporta con un quesito, si applica e sottoposta quindi alla normativa sul silenzio assenso. Allora l'articolo 80 ci dice che l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza prima di aver fatto verificare da una commissione che cosa? La solidità, la sicurezza dell'edificio, l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrare questo edificio in caso di incendio. Per queste licenze sono delle licenze personali e il DPR 616 del 77 all'articolo 19,1.5 ci dice che queste licenze sono rilasciate previa comunicazione al prefetto e devono essere sospese, annullate e revocate per motivata richiesta dello stesso. Naturalmente la gestione della sicurezza è un problema serio. Vediamo in questo nightclub Bucarest 27 morti, per arrivare a che cosa? Vercelli, giugno del 2010. Ma la SCIA, la DIA devono essere controllate obbligatoriamente tutte. In questo caso un collega della polizia locale viene condannato anche in Cassazione per lo scoppio di una bombola. Qual era stata la tesi difensiva? C'era stata una scia, questa scia non c'era l'obbligo di controllo, e dice la Corte di Cassazione: l'argomento speso dal ricorrente non è decisivo perché la procedura di denuncia o di segnalazione certificata di inizio attività ha in tutti i casi finalità semplificatoria, ma non esime dall'esercizio di controlli da parte dell'autorità amministrativa contenente in ordine competente in ordine al contenuto della stessa. Quindi il fatto che ci sia una scia non ci esime dai controlli da un punto di vista di polizia amministrativa come ufficio SUAP, non ci esime dai controlli da un punto di vista di polizia amministrativa come polizia locale sul territorio. Sentenza 19 ottobre del 2018. Per arrivare nel bellunese, tromba d'aria, un uomo nel primo pomeriggio di domenica è rimasto ucciso schiacciato da un albero sradicato dal vento che si è abbattuto sui commensali che stavano partecipando ad una sagra locale. Ricordiamoci le parole di Gabriele, le posizioni di garanzia, l'articolo 40,2 del codice penale. Per arrivare alle luminarie di Palagiano che cadono letteralmente dal suolo perché non sono state zavorrate bene, o per arrivare nella prima del 2018 alla cavalcata di Chieuri, dove queste persone stanno in mezzo alla strada, un cavallo disarcione il fantino e il cavallo investe un vecchietto e questo vecchietto muore. Qui siamo ad aprile 2018, è concepibile che in onore delle tradizioni locali noi dobbiamo assistere ancora a queste condizioni? È concepibile che noi possiamo dire che abbiamo messo in sicurezza l'aria perché abbiamo fatto un'ordinanza e abbiamo detto alle persone che non dovevano stare in mezzo alla strada? Assolutamente no. Per arrivare da ultimo laddove in un certo qual modo si stava cercando di con la circolare Piantedosi ad alleggerire, portando molta responsabilità sul progettista, con questo approccio ingegneristico, arriva la tragedia di Corinaldo, dove sei morti in discoteca. La domanda un minuto dopo che c'è stato l'evento: chi ha autorizzato, cosa ha visto la commissione di vigilanza rispetto a quella situazione? Quindi la posizione di garanzia rispetto a queste autorizzazioni di polizia, che sono delle autorizzazioni personali. Ma ritorniamo un attimo sulla necessità che anche le associazioni, gli enti non commerciali, ONLUS, abbiano necessità del titolo abilitativo, articolo 68. La sentenza 56 della Corte Costituzionale del 1970 ci dice che bisogna richiedere un autonomo titolo di legittimazione di fatto aggiuntivo rispetto a quello dell'attività principale solo se lo spettacolo o l'intrattenimento è svolto e da ricondurre in un ambito imprenditoriale. Questo in virtù di quanto disposto dall'articolo 18 della Carta Costituzionale, dove i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, quindi verificare l'imprenditorialità e la potenzialità attrattiva. Ma questa sentenza 56 va letta non nel senso che le associazioni senza scopo di lucro in quanto tale non necessitano del titolo abilitativo, ma va letta nel
nel senso che va verificato il complesso delle attività poste in essere sulla falsariga di quanto, di quella che è l'interpretazione di cosa deve intendersi per impresa da parte della comunità europea, dalla ricorrenza e della ripetitività degli eventi, dall'utilizzo di impianti propri dell'attività imprenditoriale organizzata, e quindi non dalla semplice iscrizione o meno al registro delle imprese. Tra l'altro, cari amici, la stragrande maggioranza di questi eventi sono organizzati dal pubblico in luoghi aperti al pubblico, non sono riservate solo ai soci, non vengono effettuate presso la sede delle associazioni, e quindi fanno sì che questa attività debba essere sottoposta a regime di polizia, quindi al rilascio del titolo abilitativo previsto. E allora che dire? Perché andare a controllare queste attività? Andare a controllare queste attività per verificare l'idoneità delle strutture, che spesso sono costruite e sono realizzate per un fine diverso da quello che si vuole utilizzare, e soprattutto per andare a scongiurare quello che è una concorrenza sleale rispetto ad altri soggetti che hanno investito in strutture che quindi sono a norma da un punto di vista della sicurezza. Allora, che dire? Ricordiamo, abbiamo parlato della musica di accompagnamento, di allietamento all'interno dell'esercizio pubblico, è completamente libera, perché nel 2012 viene modificato, viene eliminato il secondo periodo dell'articolo 124, quindi all'interno dell'esercizio pubblico la musica di accompagnamento e di allietamento è libera, non c'è bisogno di alcun titolo abilitativo. E allora, se questo è vero, dobbiamo analizzare, ecco qua, qualche immagine dove noi abbiamo un'area appositamente allestita per lo stazionamento del pubblico, soggetta a titolo abilitativo, e verificare nel momento in cui abbiamo all'interno di un esercizio pubblico la modifica degli arredi, abbiamo un'attività di ballo, il coinvolgimento del pubblico, l'allietamento, il pubblico assiste in forma passiva, lo spettacolo, anche in questo caso il pubblico assiste in forma passiva, cinema, teatro, dall'intrattenimento, dove il pubblico partecipa attivamente a queste attività. E allora, che dire, escape room, cos'è l'escape room? L'escape room, gioco di fuga, si tratta di uno o più stanze scenografate dove delle persone vengono rinchiuse all'interno di questo locale. Immaginiamo che arrivi nel nostro ufficio un soggetto e ci dica: guardate, io sto verificando che nell'appartamento a fianco alla mia abitazione arrivano dei soggetti, vengono rinchiusi all'interno dell'appartamento e escono dopo un po' di tempo. Ci poniamo la domanda: ma qual è l'inquadramento giuridico di questa attività? Necessita un titolo abilitativo per svolgere quelle attività? E se sì, qual è il titolo abilitativo? Il Ministero interviene con la circolare del 7 settembre 2017 e dice: guardate, deve escludersi dalla riconducibilità delle attività ludico-ricreative, le cosiddette escape room, ad alcuna delle fattispecie disciplinate dalla legislazione in tema di pubblica sicurezza. Ma perché arriva a questa conclusione il Ministero? Il Ministero dice: guardate, nel caso specifico non è da applicare né la normativa sul gioco pubblico né la normativa di pubblica sicurezza. Dice il Ministero: infatti i luoghi in cui l'attività in questione viene praticata sembrano privi del requisito di pubblicità, ossia dell'apertura ad un pubblico indistinto di spettatori o di giocatori, che costituisce elemento indefettibile ai fini della qualificazione della sala come pubblico esercizio ai sensi dell'articolo 86 del testo unico. Nel caso specifico non rientra tra le tipologie di gioco lecito, non rientra all'interno degli articoli 68, 69 e 80, in quanto manca l'elemento essenziale dell'intrattenimento del pubblico in uno spazio appositamente allestito. E allora, cari amici, se questo è vero, qualsiasi attività di pubblico spettacolo dove non c'è appunto il pubblico che assiste diventa un'attività libera, non soggetta a titolo abilitativo. C'è da dire che poi anche nell'escape room, 5 gennaio 2019, Polonia incendia in un escape room, vedremo come si andrà a sviluppare la normativa. Abbiamo parlato dell'articolo 80,
che prevede una commissione di vigilanza comunale o provinciale per andare ad effettuare queste verifiche, ma l'articolo 80, il rilascio dell'articolo 80 è un atto, quindi parliamo di un'agibilità ai sensi dell'articolo 80, è un atto gestionale o è un atto che può rilasciare l'organo politico? Naturalmente è un atto gestionale, un atto di competenza del dirigente, dove nell'ambito dell'organizzazione dell'ente ognuno potrà essere organizzato come meglio crede. Se alla domanda chi dovrà rilasciare questo atto, il responsabile SUAP, se abbiamo detto che il SUAP è l'unico punto di riferimento con il cittadino, allora questo atto lo possiamo trovare firmato da un organo politico soltanto nei comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, dove c'è la norma, l'articolo 53,23 della legge 388 del 2000, che prevede che l'appartenente all'organo esecutivo possa assumere funzioni gestionali. Allora l'articolo 80, la commissione interviene per esprimere un parere, questo parere è obbligatorio ma non vincolante sull'adozione dei locali, quindi il responsabile potrà discostarsi da questo parere. Se mi si chiede il consiglio, posso discostarmi? No, perché la commissione è formata da soggetti tecnici con competenze eterogenee e diverse, specifiche per ogni settore, quindi difficilmente si potrà sostenere un discostamento da quel parere. Dove troviamo scritto tutto ciò? Nella risoluzione ministeriale dell'aprile del 2005 il Ministero ci dice che il parere della Commissione è obbligatorio, naturalmente questo parere non è vincolante, benché si è preferibile considerarlo tale, e la dichiarazione di agibilità ai sensi dell'articolo 80 ha all'evidenza natura gestionale, non può farsi rientrare tra gli atti di direzione di controllo riservati al vertice politico dell'ente. E allora atto gestionale del dirigente, che dice l'articolo 141 del regolamento di esecuzione? Questa commissione esprime il parere sul progetto ed effettua le verifiche e gli accertamenti successivi in sede di esecuzione. Fino a 200 persone verifiche, pareri e accertamenti possono essere effettuati direttamente dal tecnico incaricato, ingegnere, architetto, perito industriale iscritto all'albo professionale. Per gli eventi che hanno una ripetitività e sono gli stessi eventi nel corso di 2 anni può essere utilizzata la medesima agibilità, come in questo caso nella mia città, lo stesso evento che si svolge tutti gli anni, quindi viene utilizzato il parere dell'anno precedente. La commissione, abbiamo detto che abbiamo una commissione comunale e una commissione provinciale. Nei comuni che non hanno provveduto alla nomina della commissione comunale, sollecito immediatamente di procedere alla nomina, altrimenti bisogna andare in commissione provinciale ogni volta. La commissione comunale è nominata ogni 3 anni dal sindaco che la presiede, dove vi fa parte il comandante della polizia municipale, il dirigente medico, il dirigente dell'ufficio tecnico, il comandante dei vigili del fuoco, un esperto in elettrotecnica. È una commissione perfetta che si esprime con un parere che deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. La mancanza di uno dei componenti fa venir meno la possibilità che la commissione possa rendere il proprio parere. Se questo è vero, uno dei punti critici nell'ambito delle manifestazioni qual è? Si convoca la commissione comunale 1 ora, 2 ore prima, 3 ore prima della manifestazione, si arriva in commissione, manca uno dei componenti, la commissione non si può esprimere, il problema, chi autorizza, è possibile autorizzare o meno l'evento, come si può superare questa criticità? Se abbiamo detto che la commissione può esprimersi sul progetto, la commissione si può riunire 1 mese prima, 30 giorni prima, 15 giorni prima e valutare il progetto, dopodiché demandare gli accertamenti e le verifiche ad altri soggetti, immagino polizia locale e ufficio tecnico per le verifiche sul posto. La commissione prefettizia è nominata ogni 3 anni dal prefetto, è presieduta dal prefetto, vi partecipa il questore, il sindaco del comune dove è realizzato l'impianto, il dirigente medico, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, l'esperto in elettrotecnica. Anche in questo caso abbiamo un organismo perfetto che si esprime con la presenza di tutti i componenti. Per quanto fino a 1.300 spettatori in cinematografia,
cinematografi, teatri e spettacoli viaggianti, la competenza della commissione comunale, così come per gli altri locali fino a 5.000 spettatori. Oltre la competenza passa alla commissione provinciale di pubblico spettacolo. Abbiamo detto della capacità di affollamento, dove il DM del 19 agosto del 96 dice la capacità di affollamento massima per quel locale, sia moltiplicando la superficie del locale per 0,7 persone al metro quadrato all'interno o 1,2 persone metro quadrato all'esterno. La circolare piante dosi ci dice di tenere in considerazione due persone. Allora, riepilogando pareri, verifiche e accertamenti da parte della commissione per tutti i locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone, parere, verifiche, accertamenti e parere da parte del tecnico di parte per i locali con capienza inferiore, rispetto comunque sempre del limite di zonizzazione acustica, salvo eventuali deroghe. Un'altra incombenza è quella dell'articolo 18, questa comunicazione da fare al questore almeno 3 giorni prima, dove l'organizzatore deve presentare questa comunicazione. Si tratta di un avviso, questo avviso non si applica alle manifestazioni elettorali dove abbiamo una normativa specifica, i contravventori sono puniti con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da euro 103 ad euro 413. Abbiamo detto che si tratta di un avviso, non è un titolo abilitativo. Cosa dice l'articolo 18? L'articolo 18 ci dice che i promotori di una riunione in luogo pubblico, aperto al pubblico, devono darne avviso al questore almeno 3 giorni prima. Ma è proprio così: luogo pubblico, parliamo della piazza, luogo aperto al pubblico, parliamo della biblioteca. Anche questo articolo viene attenzionato dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza 27 del 58 lo dichiara incostituzionale nella parte in cui prevede questa comunicazione anche per le riunioni in luogo aperto al pubblico. Quindi l'articolo 18 va osservato soltanto per le riunioni in luogo pubblico. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 1995, la 7883, dice: guardate che dovete cercare il promotore, cioè quel soggetto che provoca, ovvero determina con idonee attività o azioni preparatorie o propedeutiche all'organizzazione di quella determinata riunione. I contenuti di questo avviso li troviamo nell'articolo 19. Ricordiamo anche l'articolo 25 del regolamento dell'articolo 25, il quale ci dice che chi promuove o dirige funzioni o pratiche religiose fuori dai luoghi di culto, ovvero processioni lungo le pubbliche vie, deve darne avviso al questore 3 giorni prima. Quindi il contravventore è punito con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda fino ad euro 51. Anche questo articolo viene attenzionato dalla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza 45 del 1957 lo dichiara incostituzionale, laddove prevede l'obbligo del preavviso per le manifestazioni in luoghi aperti al pubblico. Quindi l'avviso va dato solo e soltanto per le manifestazioni in luogo pubblico. Quindi la Santa Messa organizzata all'interno della biblioteca comunale non è soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 25. La processione organizzata lungo le strade del paese sicuramente sì, sono esclusi da tale obbligo ai sensi dell'articolo 27 gli accompagnamenti funebri e il relativo viatico. E allora questo è il modello di comunicazione. Troverete anche questo piccolo prontuario operativo per l'applicazione delle sanzioni. Allora, ricapitolando, che diciamo? Eventi fino a 200 persone, quindi che si concludono entro le ore 24 del giorno d'inizio, soggetti a scia, comunicazione al questore almeno 3 giorni prima ai sensi dell'articolo 18, presentazione, richiesta di rilascio di agibilità al SUAP ai sensi dell'articolo 80, almeno quanti giorni prima? La norma non lo dice, lo dobbiamo regolamentare all'interno del nostro regolamento, dovremmo prevedere almeno 20 giorni, almeno 30 giorni, allegare la relazione del tecnico che sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui alla commissione di vigilanza. Dopodiché c'è la presentazione della SCIA al SUAP corredata di tutti gli elaborati, piano safety, security, piano dell'emergenza sanitaria, richiesta di emissione di ordinanza di deroga al piano di zonizzazione acustica, richiesta di regolamentazione della circolazione stradale. Se abbiamo detto che
Nell'ambito, o meglio, del piano safety, l'organizzatore deve curare la sicurezza delle vendite. Nell'ambito di questo piano, che l'organizzatore ci dice quali sono le vie di esodo, quindi l'ordinanza di regolamentazione della circolazione al traffico la possiamo emanare solo dopo che abbiamo acquisito e verificato quello che è previsto all'interno del piano safety. Istruttoria da parte degli uffici comunali, suo ufficio tecnico, polizia locale, ci può essere un esito negativo con una richiesta di integrazione, permane l'esito negativo, quindi un divieto di svolgimento della manifestazione ai sensi dell'articolo 19 della 241 del 90, oppure un esito positivo con rilascio di agibilità temporanea ai sensi dell'articolo 80, valutazione di emissione di ordinanza per divieto di somministrazione di bevande alcoliche, divieto di somministrazione di bevande in bottiglie di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie e bicchieri in vetro, emissione di ordinanza di deroga al piano di zonizzazione acustica, emissione di ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale, trasmissione degli atti a chi? Prefettura, questura, comando carabinieri, guardia di finanza per i controlli nell'ambito del federalismo fiscale, quindi polizia locale e SIAE. Durante la manifestazione ad opera delle forze di polizia nazionale e locale, la verifica di quelle che sono il rispetto dell'ordinanza d'ordine pubblico emessa dal questore, di tutte quelle che sono le condizioni safety del piano di sicurezza. Per gli eventi superiori a 200 persone abbiamo la comunicazione almeno 3 giorni prima, sempre ai sensi dell'articolo 18, l'avviso al questore, rilascio dell'agibilità ai sensi dell'80 e quindi la presentazione, anche questa all'interno del regolamento dobbiamo prevedere quanti giorni prima deve essere prodotta, allegando la relazione tecnica descrittivi in una tutta la documentazione prevista dal DM del 1996 a firma di un tecnico abilitato, convocazione della commissione di vigilanza, parere negativo, quindi comunicazione di divieto di svolgimento della manifestazione, oppure parere interlocutorio, integrazione degli atti, nuova convocazione della commissione, parere positivo e quindi richiesta di rilascio di autorizzazione al SUAP allegando piano safety e security, piano di emergenza sanitario, richiesta di emissione di ordinanza di deroga al piano di zonizzazione acustica, richiesta di regolamentazione della circolazione nelle aree interessate dalla manifestazione, quindi istruttori da parte degli uffici comunali, esito negativo, richiesta di integrazione degli atti, esito negativo, quindi divieto di svolgimento della manifestazione ai sensi dell'articolo 19 della legge 241 del 90 e il rilascio di quelli che sono gli atti previsti, agibilità temporanea, emissione di ordinanza per somministrazione di alimenti in bottiglie in vetro, emissione di ordinanza di deroga al piano di zonizzazione acustica, emissione di ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale e trasmissione, rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 68 e trasmissione degli atti questore, prefetto, questore, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e SIAE. L'agibilità articolo 80, il titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 68 possono essere riuniti in un unico atto? Sicuramente sì. Quindi in un unico atto il responsabile concede l'agibilità temporanea all'area e quindi l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. Naturalmente la commissione comunale di vigilanza ha competenze anche in materia motoristica, ce lo dice questa circolare del 10 aprile del 2018 del Ministero dell'Interno, il quale ci dice che oltre alla verifica del collaudo del percorso occorre sempre e comunque verificare la presenza di pubblico, in questo caso convocare la commissione di vigilanza per il relativo parere. La mancanza del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 68, sanzione da euro 258 a 1549, non è ammesso il pagamento in misura ridotta, comunicazione al responsabile SUAP per la determinazione della sanzione, ma la mancanza di agibilità articolo 80, sanzione penale, l'arresto fino a 6 mesi, l'ammenda non inferiore ad euro 103. Altro aspetto critico, e quindi veniamo alla domanda: ma l'inosservanza delle condizioni del piano safety, come vengono
vengono sanzionate. Ricordiamo che l'inottemperanza alle prescrizioni, al titolo abilitativo, prescrizioni che noi possiamo apporre ai sensi dell'articolo 9 del testo unico, sono sanzionate dall'articolo 17 con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda fino ad euro 206. Questo significa che se all'interno del titolo abilitativo noi andiamo a dire che le condizioni del piano SEPTI costituiscono prescrizione a quel titolo abilitativo, possiamo sanzionare colui che non osserva queste prescrizioni. Il fatto che la mancanza del titolo abilitativo costituisca pagamento di una somma di denaro e che l'inottemperanza della prescrizione è sanzionata penalmente è dovuto al fatto che mentre non si applica quindi l'articolo 17 bis, e che l'articolo 17 bis va a depenalizzare l'inottemperanza delle prescrizioni a comma 2 per tutti quelli che sono gli articoli del testo unico citati all'interno del comma 1. Nel comma 1 non troviamo né l'articolo 68 né l'articolo 69, che vengono depenalizzati dal decreto legislativo 507 del 99 solo e soltanto nella parte relativa alla loro violazione, e non anche nella parte relativa alla violazione da parte di delle prescrizioni. Se parliamo di all'accensione del falò, qual è l'inquadramento giuridico e se necessita un titolo abilitativo e se sì quale, parliamo naturalmente, ultimamente c'è stata questa circolare della prefettura di Avellino del maggio del 2018, dove l'accensione del falò è soggetta a titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 57 del testo unico, il quale ci dice che senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi esplosioni, accensioni pericolose in luogo abitato, nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. Parliamo di autorità locale di pubblica sicurezza, del questore, del responsabile del commissariato o del sindaco nei comuni dove non vi è un ufficio di pubblica sicurezza. Le condizioni di sicurezza, naturalmente c'è bisogno di un'area delimitata, c'è bisogno che non ci siano linee elettriche, c'è bisogno che la linea da ardere non sia contaminata con colle, vernice e plastica. L'altezza dell'area, l'area di sicurezza deve essere commisurata all'altezza della catasta di legno, non bisogna danneggiare il fondo stradale, deve essere prevista la presenza di un servizio antincendio e di vigilanza di pronto soccorso, deve essere garantito la vigilanza sanitaria, l'accensione non può avvenire con gas o liquidi infiammabili, gli spettatori devono essere tenuti dietro le transenne e le vie di esodo devono essere libere, a fine manifestazione occorre la bonifica dell'intera area. Naturalmente durante queste manifestazioni possiamo avere anche il commercio di determinati prodotti. Per quanto riguarda il commercio di determinati prodotti, che può essere effettuato da agricoltori industriali o eventualmente da soggetti che detengono un titolo abilitativo per la vendita su area pubblica, ma soprattutto poi troviamo soggetti che sono esclusi dall'ambito commerciale, i famosi coloro che vendono opere del proprio ingegno. Questi soggetti sono opere del proprio ingegno, quelli che hanno un modico valore non superiore a 250 euro, che svolgono questa attività in forma del tutto occasionale, massimo 30 giorni all'anno, i ricavi derivanti da queste attività non superano i 5.000 euro. Questi soggetti devono produrre un'accurata autocertificazione dove chiariscono la propria posizione sia rispetto all'attività di vendita che rispetto alla parte fiscale della propria attività. Per quanto riguarda la somministrazione di alcolici, la vendita di alcolici, la licenza UTIF è stata, con la legge 124 del 2017, è stata eliminata. In buona sostanza, a decorrere dal 29 agosto 2017 non serve alcuna comunicazione all'UTIF per la somministrazione e la vendita di prodotti alcolici, nemmeno per gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, di fiere, di mostre e simili. E quindi nell'ambito del federalismo fiscale il comune potrà partecipare attraverso segnalazioni qualificate, agendo sugli ambiti di ben indicanti capacità produttiva, di segnalazioni in materia di commercio e professioni, segnalazioni in materia di proprietà edilizia e patrimonio immobiliare, segnalazioni in materia di residenze fiscali all'estero, segnalazioni in materia di urbanistica e territorio, facendo appunto segnalazioni guardia di finanza o
Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda lo svolgimento di attività senza partita IVA, Guardia di Finanza, lo svolgimento di attività diverse da quella rilevata, Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda pubblicità abusiva, Guardia di Finanza. Ente non commerciale con attività lucrative, quindi ci riferiamo alle ONLUS, Agenzie delle Entrate, segnalazioni svolte da circoli privati, Guardia di Finanza, attraverso il sistema sia del 2.0, quindi un sistema telematico che ci permette poi di tracciare a che punto è quella nostra segnalazione. Sono arrivati dopo il decreto SCIA 1 e il decreto SCIA 2, dove ci dice che tutte le attività che non sono inserite nell'allegato A e che non sono disciplinate da una normativa specifica sono libere. Cioè, l'adeguamento andava fatto entro il 30 giugno del 2017. I titoli abilitativi sono comunicazione SCIA, SCIA unica, SCIA, autorizzazione SCIA condizionata e autorizzazione con silenzio assenso. All'articolo 4 viene modificato l'articolo 110 delle illuminari, che prevede. Viene poi abrogato l'articolo 126 che tratta delle cose usate, non può esercitarsi, testualmente recitava, non può esercitarsi il commercio di cose usate o antiche senza averne fatto preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza. Per quanto riguarda l'accensione delle luminarie, è soggetta a comunicazione da trasmettere al comune corredata della certificazione di conformità degli impianti ai sensi del DM 37 del 2008. La sanzione la troviamo nell'articolo 221,2. L'arresto fino a 2 mesi o l'ammenda fino ad euro 300. Per quanto riguarda l'articolo 141, viene data la possibilità al tecnico di dare il parere sul progetto. L'abrogazione dell'articolo 126 del testo unico relativo alla vendita di cose usate non ha portato poi all'abrogazione di quello che è la tenuta del registro. La conferenza unificata nell'ambito dell'accordo Stato-Regioni ha previsto poi una serie di documenti, quindi tutta la documentazione che ogni ente deve andare a posizionare nell'ambito del proprio sito. Allegato al decreto SCIA 2 troviamo poi la tabella allegato A, dove dalla voce 77 in poi tratta delle varie attività di pubblico spettacolo. Io mi fermerei, so che ho sforato molto nei tempi, giusto per se riusciamo a rispondere a qualche domanda. Grazie. 24 domande quelle pervenute. Nel frattempo faccio presente che tutte le slide, la registrazione sarà presente nella solita pagina nella quale vi siete iscritti al webinar. Intanto vedo che stanno arrivando anche altre domande che io riporterò subito nel box, dando modo qualche secondo al docente per poter rispondere a qualche domanda. Vi tranquillizzo anche sul fatto che poi tutte le risposte le troverete nei prossimi giorni sempre nella solita pagina e le potete tranquillamente scaricare. Allora, silenzio il mio microfono e lascio la parola al dottor Gianni. Ok, naturalmente nel momento in cui organizziamo delle manifestazioni sull'area pubblica senza la creazione di aree appositamente allestite per lo stazionamento del pubblico, non c'è l'obbligo della commissione di vigilanza e della commissione provinciale. Le condizioni di sicurezza devono essere verificate dal soggetto che rilascia il titolo abilitativo. Sempre e comunque va prodotta la progettazione safety. Per quanto riguarda l'organizzazione di sfilate di carre da parte del comune, l'organizzazione di eventi da parte del comune non lo esime dal richiedere e dall'ottenere la licenza ai sensi dell'articolo 68. Questa licenza potrà essere intestata all'organizzatore se l'organizzatore è un consigliere, un assessore delegato a tale soggetto.
Se un evento prevede un affollamento fino inferiore a 200 persone, naturalmente questo evento non va in commissione di vigilanza a condizione che il soggetto, il tecnico di parte, certifichi l'agibilità dell'area. Quando una manifestazione, ad esempio una piccola, comprende una pluralità di attività, allora quando ci sono più attività nell'ambito di una manifestazione, quindi abbiamo somministrazioni, alimenti e bevande, vanno rilasciati i due titoli abilitativi. Se il comune, il comune promuove un evento, anche c'è bisogno comunque, quindi gli eventi organizzati dall'ente comune sono assoggettati a titolo abilitativo al pari del privato. Il tecnico che redige la relazione asseverata, che sostituisce il parere della commissione fino a 200 persone, deve comunicarla al SUAP? Assolutamente sì. In caso di installazione di spettacolo viaggiante, per quanto riguarda lo spettacolo viaggiante, che cos'è? Ogni attrazione dello spettacolo viaggiante è munita di un codice identificativo, il soggetto gestore è munita di una licenza articolo 69. Quindi qual è il titolo da rilasciare nel momento in cui deve installare ed esercitare questa attività? Semplicemente l'occupazione del suolo pubblico. Il Ministero dell'Interno poi ci fa, e il DM dell'87 ci fanno un richiamo a quello che è il parco divertimenti. Qualora ci sia un parco divertimenti inteso come una serie di attrazioni che vengono installate sull'area e per le quali vi sono degli spazi comuni, in questo caso naturalmente c'è l'obbligo del parere della commissione. Alla domanda occorre il titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 68 per aprire una sala polifunzionale per attività teatrali e scuole e corsi di teatro, naturalmente se l'attività è un'attività privata non occorre nessun titolo abilitativo. Se l'attività è l'esercizio appunto di un teatro aperto al pubblico, occorre la licenza articolo 68 preceduto dall'agibilità ai sensi dell'articolo 80. Per trattenimenti organizzati all'interno di un complesso commerciale, presenza di meno di 200 persone, possiamo considerare che il piano safety sia sostituito dai piani di emergenza e di evacuazione già vigenti nella struttura? Quei piani già vigenti nella struttura sono stati realizzati per una situazione diversa. Nel momento in cui viene variata la situazione, necessita aggiornare quei piani. Se all'interno di quei piani li aggiorniamo con le attività di spettacolo che andiamo a realizzare, ben vengano quei piani. Naturalmente il piano di ogni singolo si deve poi coordinare con l'utilizzo dell'intera struttura. Tra la sagra del baccalà con 1000 persone che solo mangiano e la sagretta di un paese montano con 3 ragazzi al posto che sono a terra con 80 paesani che mangiano e bevono ascoltando la musica, e con 10 persone che ballano sulla strada, quali riteniamo più rischiosa per la sicurezza ai fini della commissione di vigilanza? La domanda fatta dal collega è provocatoria. Naturalmente l'incolumità delle persone, la safety, vale per l'uno e vale per l'altro. Da un punto di vista di sicurezza, intesa come testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, purtroppo il testo unico, l'articolo 68, 80 e il DM del 96 si applica ai locali di pubblico spettacolo, ma questo non significa che per le 1000 persone non bisogna applicare le misure di safety. Le rassegne teatrali sono soggette a licenza di pubblica sicurezza? Assolutamente sì. La festa, come si procede quando l'evento è organizzato dal comune? Quindi lo abbiamo detto, al pari del privato. Nell'ambito di una sagra o di una manifestazione aperta al pubblico, le associazioni senza scopo di lucro possono presentare la scia di somministrazione al pubblico e prescindere se è previsto o meno dall'oggetto sociale del loro atto costitutivo? Naturalmente non possono prescindere da quello che è previsto nell'atto costitutivo, perché poi l'introito di quell'evento deve essere portato all'interno del bilancio
dell'associazione, e soprattutto come giustifica l'associazione quell'evento se non è prevista all'interno del proprio statuto, essendo un'associazione che raccoglie delle persone solo per raggiungere quegli scopi statutari. Un parere del Friuli Venezia Giulia ha detto che il sindaco non può far parte della commissione di vigilanza in quanto organo politico e non tecnico all'interno di una commissione tecnica. Non conosco questo parere, risponderò dopo, però l'articolo 141 del regolamento di esecuzione al testo unico è molto chiaro. Il parere di agibilità rilasciato dalla commissione piuttosto che la commissione comunale piuttosto che provinciale ai sensi dell'articolo 80 è esso stesso una dichiarazione di agibilità o deve essere tradotto in una determinazione dirigenziale del responsabile competente? Sulla materia ho formulato un quesito specifico al Ministero dell'Interno. Anche in questo caso ci sono due scuole di pensiero dove si dice che il parere della Commissione costituisce agibilità, ma se è un parere, quel parere è un atto endoprocedimentale al rilascio dell'agibilità definitiva che deve poi quindi essere consacrata all'interno di una determina dirigenziale del responsabile competente. Al momento siamo in attesa che il Ministero si pronunci su questo aspetto. In caso di manifestazioni in luogo pubblico, piazza del paese, con previsione di più, credo che forse ditemi ok, in caso di manifestazione in luogo pubblico, piazza del paese, con previsione di più di 200 persone, ma senza delimitazione del luogo e senza apprestamento di strutture destinate al pubblico, ugualmente obbligatorio convocare la commissione? No, in questo caso non c'è l'obbligo della convocazione della commissione. Colui che rilascia il titolo abilitativo e quindi procede all'istruttoria della pratica dovrà garantire le condizioni di safety. Chi è competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 57? Sindaco o responsabile SUAP? Diciamo nessuno dei due formalmente, è all'autorità locale di pubblica sicurezza che ai sensi del testo unico è il questore, il responsabile del commissariato all'interno allora, della città o in mancanza dei due il sindaco quale autorità locale di pubblica sicurezza. Ci saranno sulla pagina della quale siete iscritti, dunque non vi preoccupate, le ho prese tutte. Ringrazio tantissimo il dottor Domenico Giannetta per la sua preparazione e per tutte le nozioni che ci ha dato. Troverete tutti, infatti tantissimi sono i complimenti nella chat. Grazie ancora, ringrazio la dottoressa Monica Feletic e ringrazio tutti voi per poter partecipare. Vi aspetto il 13, prego Giannetta, un ultimo saluto. Grazie ancora. Un ultimo saluto ringraziando l'intera struttura e scusandomi, leggo dai commenti che sono troppo veloce, uno dei miei difetti, naturalmente una materia molto controversa e troppo ampia, si cerca di trasmettere quanto più concetti possibili, però con la convinzione che parlo tra l'altro ad addetti ai lavori, quindi sarà poi nell'ambito delle domande cercherò di esplicitare tutte quelle che sono le perplessità. Grazie al Formez, grazie al Centro Studi di competenza del Friuli Venezia Giulia, a tutti i colleghi.